Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi studiamo Dune Buggy, la colonna sonora del film Altrimenti ci arrabbiamo di Bud Spencer e Terence Hill. Un brano divertente ma non semplicissimo. Ho suonato la melodia in prima posizione in modo da renderla più agevole. Troverete la diteggiatura nella tablatura. Per quanto riguarda gli accordi abbiamo un Mi maggiore, un Si settima, un La maggiore, un Mi diminuito, un Do diesis minore e un Fa diesis maggiore. Iniziamo la ritmica suonando queste quattro note. Suoniamo il secondo tasto della quinta corda, che è un Si. Con il dito 4 suoniamo il quarto tasto della quinta corda, un Do diesis. Con il dito 1 suoniamo il primo tasto della quarta corda, un Re diesis. E con il dito 2 suoniamo il Mi sul secondo tasto della quarta corda. Quindi Si, Do diesis, Re diesis e Mi. Passiamo al Si settima e con la mano destra iniziamo a suonare in questo modo. Il pollice suonerà il basso, indice, medio e anulare suoneranno altre tre corde. Potete scegliere o la prima, la seconda e la terza, oppure la seconda, la terza e la quarta, così come faccio io nel video. E alterno sempre il basso. Una volta sulla quinta corda e una volta sulla sesta corda. Questo accade per il Si settima. Per il Mi maggiore invece alterno il basso sulla sesta e poi sulla quinta. Sulla maggiore, prima sulla quinta e poi sulla sesta, cerco di suonare sempre la nota fondamentale dell'accordo come prima nota del basso. In questo caso la nota fondamentale è il La, quinta corda. Sul Mi invece è la sesta corda. Nel Mi diminuito suono invece un arpeggio, pollice, indice, medio e anulare sulle prime quattro corde. Sul Do diesis minore suono prima la quinta corda e poi la quarta corda. E sul Fa diesis maggiore prima la sesta corda e poi la quinta corda. Se volete approfondire questa tecnica, vi consiglio di seguire il mio corso Fingerstyle che potete trovare sul sito www.easychitarra.it. Vi ringrazio per l'attenzione, vi chiedo di mettere il solito like sotto il video. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao! Per accedere ai miei corsi di musica, clicca qui. Per iscriverti al mio canale YouTube, clicca qui. Per vedere altri video tutorial, clicca qui.